La ricerca e le sperimentazioni cliniche non sono patrimonio di un filosofo che vive o di uno scienziato che vive nella sua torre d'avorio, ma servono per migliorare quella che è la qualità dell'assistenza giornaliera dei pazienti. La ricerca medica è sicuramente divisa in una ricerca di base e una ricerca applicativa. Nella ricerca applicativa tutti i risultati della ricerca di base vengono utilizzati o per scopo diagnostico o per scopo terapeutico. Direi che la validità scientifica, il valore scientifico e l'eticità non sono fra di loro equivalenti, per cui una cattiva scienza è una cattiva etica, ma una buona scienza non è una buona etica, per cui fondamentale nella conduzione delle sperimentazioni cliniche è l'eticità. E questa eticità è emersa in maniera molto evidente dopo alcuni eventi storici che vanno dall'uso della talidomide con gli effetti collaterali della talidomide ai crimini nazisti e che hanno portato a una serie di legislazioni che ora regolano tutte le attività che noi svolgiamo nell'uomo. Le sperimentazioni in clinica e in oncologia non sono sull'uomo, ma nell'uomo e con l'uomo. E quindi noi dobbiamo garantire sempre i diritti dei partecipanti, il rispetto delle norme di eticità e di buona pratica, una corretta metodologia scientifica, un'analisi statistica, e un lavoro in team.